Saremo sabato 6 a FICO insieme a 21 dei rappresentanti a livello nazionale delle città vocate al tartufo e Sant'Angelo non poteva mancare. Andremo a FICO naturalmente per lanciare in anteprima la nostra mostra, questa mostra nazionale quest'anno che arriverà a ben 55 anni di storia. Insieme al tartufo avremo la possibilità di portare a corredo una rosa di prodotti del territorio. Una vetrina per farci conoscere, per far conoscere Sant'Angelo, Tifernum Mataurense e tutto il territorio, l'ambiente di cui è circondato. Allora, Assessore, ogni anno voi mettete in campo un po' di novità. Quali sono le cose che così possono stuzzicare un po' l'interesse per la prossima edizione? Qui abbiamo una Domus romana. Questa Domus ci riconsegna un passato, le nostre radici. Attraverso queste radici abbiamo scoperto che i romani erano ghiotti di tartufo, tartufo quindi di Sant'Angelo, della vecchia Tifernum Mataurense, e quest'anno troverete delle proposte, dei menù, delle locande, delle taverne che riconsegneranno queste ricette in chiave moderna. Questa è una delle novità e come l'anno scorso il tema principale sarà il grillo, si è proposto sotto diverse sfaccettature. Si ricostruirà un bosco dove verranno realizzate simulazioni di cerchi al tartufo. Avremo un giardino, l'abbiamo battezzato l'anno scorso, Giardino degli Amori Segreti, per riconsegnare la parte romantica che ci appartiene. E tante le novità, tra cui noi qui all'interno della mostra abbiamo anche un moto raduno. Quest'anno festeggerà 40 anni. Allora abbiamo pensato di farci accompagnare in tutta la mostra. Questa mostra, ti dico questa cosa, sarà una mostra con una marcia in più, proprio dedicata ai motori. Vice Sindaco, di carne al fuoco ce n'è tanta e di argomenti per venirvi a trovare sicuramente molti. Diamo l'appuntamento, quindi quali sono le giornate? Allora, inizieremo il 13 di ottobre per finire il 4 di novembre. Benissimo, allora arrivederci a Sant'Angelo quindi. Vi aspettiamo a gustare il tartufo, a vivere le nostre storie e a fare esperienze nuove.